Molte novelle di lettose donne a dover dar principio a così lieta giornata come questa iniziamo. Cimone era giovane di grandezza e bellezza di corpo, ma quasi matto era e di perduta speranza. Avvenne che egli andò a lavorare in una villa in mezzo ai campi e in un giorno di maggio incontrò una bellissima fanciulla nel bosco che dormiva, Ifigenia. Da rozzo divenne quasi poeta, pervaso tutto nell'animo da quella forza indicibile che è l'amore. Essendo adunque a Cimone nel cuore entrata la saetta d'amore, in brevissimo tempo modificò il suo comportamento e decise di educarsi per diventar civile e ben costumato, con lo scopo di conquistare il cuore della ragazza. Cambiò i suoi abiti, si ripulì, imparò la letteratura e la filosofia, la musica e ogni arte cortese. Ma quando si presentò a chiedere la mano della donna, il padre gli rispose d'averla promessa al re di Rodi. Allora Cimone organizzò il suo rapimento e, dopo una serie di impedimenti che riuscì a superare grazie alla sua forza, poté vivere serenamente con la donna amata. Amare merita piuttosto diletto che afflizione a lungo andare. Dovete adunque, delicate donne, sapere che a Lipari viveva una bellissima ragazza, Costanza, di cui era innamorato Mertuccio, che, siccome povero era, per prenderla sposa, partì per i mari in cerca di fortuna. Ben presto fu diffusa la notizia che egli e i suoi compagni morti fossero e, per il dolore, anche Costanza si imbarcò e si lasciò trasportare dalla corrente. Dopo molte vicissitudini, i due si ritrovarono e poterono, felici e ricchi, godere del loro amore. Corse la fama di queste cose per la contrada, e agli orecchi della Costanza pervenne Martuccio esser vivo, il quale lungamente morto aveva creduto. Perché l'amor di lui, già nel cuor di lei intiepidito, con subita fiamma si riaccese e divenne maggiore, e la morta speranza suscitò. Quando la giovane il vide, presso fu che di letizia non morì, e subitamente con le braccia aperte gli corse al collo e abbracciolle teneramente cominciò a lagrimar dalla gioia. A me, vezzose donne, si para dinanzi una malvagia notte da due giovinetti poco discreti avuta, ma, perciò che ad essa seguitarono molti lieti giorni, sì, come conforme al nostro proposito, mi piace di raccontarla. In Roma fu un giovane chiamato Pietro, di famiglia tra le romane assai onorevoli, il quale si innamorò di una bellissima e vaga giovane, chiamata Agnolella, plebea. La disparità di ceto fece sì che i due non potessero sposarsi per vie ufficiali e insieme deliberarono di fuggire. Ma durante la fuga incapparono in un gruppo di briganti e furono divisi, trascorsero la notte soli nel bosco e rischiarono più volte di morire. Finché, accolti da un bravo uomo, questi dispose che tra due che s'amano oneste e care furono le nozze. Pietro, lietissimo, e l'agnolella più, quivi si sposarono, e come in montagna si poté, la gentil donna fe loto onorevoli nozze, e quivi i primi frutti del loro amore dolcissimamente sentirono. Tornati a Roma, Pietro fece pace con i suoi parenti, ed esso, con molto riposo e piacere, con la sua agnolella, infino alla loro vecchiezza si visse. Un amor non d'altra noia che di sospiri e d'una breve paura con vergogna mescolata al lieto fin pervenuto, in una novelletta assai piccola intendo raccontarvi. Non è adunque, valorose donne, gran tempo passato, che in Romagna Messer Ricciardo, giovane, bello e fresco, si innamorò ricambiato della gentile e leggiadra Caterina, sempre guardata dai propri genitori, al punto che i due dovettero ingegnarsi di uno stratagemma per dormire insieme. Ma essi, presi da troppa stanchezza, come da troppo amore, furono scoperti dal padre di lei, mentre insieme dormivano abbracciato. Ma il padre di lei non si scompose, egli converrà che primiermente la sposi, sicché egli troverà aver messo l'usignolo nella gabbia sua e non nell'altrui. Ricciardo quindi fece onorevoli e belle nozze con Caterina e poi con lei lungamente in pace e in consolazione uccellò gli usignoli e di dì e di notte quando gli piacque. Due giovani si innamorarono della stessa bella fanciulla e da amici che erano iniziarono a competere per la mano di lei con inganni e altri sotterfugi.
Ma scoperti e quasi rischiarono il carcere, dopo breve inchiesta si scoprì che la ragazza era sorella di una di due. Quindi, con buona pace, il padre la diede sposa all'altro. E Minghino, appresso Riotissimo, fece le nozze belle e grandi, e condotta Agnesa nella sua casa, con lei in pace e in bene, poscia più anni visse. Grandissime forze, piacevoli donne son quelle d'amore, e a gran fatiche e a strabocchevoli non pensati pericoli gli amanti dispongono. Restituta, bella giovane Ischia, amava ed era riamata, Gianni, bel giovanotto di Procida. Un mattino la fanciulla fu adocchiata da un gruppo di ragazzi siciliani, rapita e portata alla re di Palermo. Dopo molto peregrinare, finalmente Gianni arrivò a Palermo e, scoperto il luogo dove la sua amata era trattenuta, su suggerimento di lei, una notte si introdusse nella sua stanza. E qui, con grandissimo piacere abbracciatisi, quello diletto presero, oltre al quale non maggior ne puote amor prestare. E poi, che quello ebbero più volte reiterato, senza accorgersene, nelle braccia l'un dell'altro s'addormentarono. Al mattino furono scoperti dal re e così, nudi, furono legati e portati in piazza perché fossero bruciati vivi. Ma fortuna volle che di lì passasse un valoroso cavaliere che conosceva i due e che raccontò la vera storia al sovrano. Il re, avendo intera la loro condizione conosciuta, pensò che con onore e con doni fosse la ingiuria fatta da compensare. A Gianni fece la giovinetta sposare e, fatti loro magnifici doni, contenti, gli rimandò a casa loro, dove con festa grandissima ricevuti, lungamente in piacere e in gioia, poi vissero insieme. Teodoro, preso giovinetto in schiavitù da messer Amerigo, ma cresciuto dal signor come un figlio, divenne giovane assai costumato e fu liberato dal vincolo servile. Avvenne che Amerigo avesse una bella figliuola, Violante, che si innamorò di Teodoro. Teodoro, udendo che la Violante, dove egli volesse, sua moglie sarebbe, tanta fu la sua letizia, che d'inferno gli parve saltare in paradiso. Mandossi adunque alla giovane a sentir del suo volere, la quale, udendo ciò che di Teodoro era avvenuto ed era per avvenire, dove più dolorosa che l'altra femmina la morte aspettava, dopo molto, alquanta fede prestando alle parole, un poco si rallegrò e rispose che, se ella il suo desidero di ciò seguisse, niuna cosa più lieta le poteva avvenire che d'essere moglie di Teodoro. Così dunque, in concordia fatta sposare la giovane, festa si fece grandissima con sommo piacere di tutti i cittadini. Amabili donne, come in noi è la pietà commendata, così ancora in noi è dalla divina giustizia rigidamente la crudeltà vendicata. Nastagio, io fui d'una medesima terra teco, ed eri tu ancora piccol fanciullo, quando io, il quale fu chiamato Messer Guido degli Anastagi, era troppo più innamorato di costei, e per la sua fierezza e crudeltà andò sì la mia sciagura, che io un di questo stocco, il quale tu mi vedi in mano, come disperato m'uccisi, e sono le pene eternali dannato. Ne sette poi guarì, tempo che costei, la qual della mia morte fu lieta oltre misura, morì, e per lo peccato della sua crudeltà e della letizia avuta dei miei tormenti, non pentendosene, come colei che non credeva in ciò aver peccato, ma meritato, similmente fu ed è dannata alle pene dell'inferno, nel quale, come ella dicesse, così me ne fu, e a lei e a me per pena dato, a lei di fuggirmi davanti a me, che già cotanto l'amai, di seguitarla come mortal nemica, non come amata donna, e quante volte io la giungo, tante con questo stocco uccido lei e aprola per ischiena, e qual cuore duro e freddo, nel qual mai né amor né pietà poterono entrare, con le altre interiore insieme, siccome tu vedrai incontanente la caccia di corpo, e dolle mangiare a questi cani. Ne sta poi grande spazio che ella, siccome la giustizia e la potenza di Dio vuole, come se morta non fosse stata, risurge e da campo incomincia la dolorosa fuga, e i cani e io a seguitarla. Madonna poscia che a Dio piacque che io in voi ponessi il mio amore. In assai cose m'ho riputata la fortuna contraria e sommi di lei doluto, ma tutte sono state leggeri a rispetto di quello che ella mi fa al presente, di che io mai pace con lei aver non debbo. Pensando che voi qui alla mia povera casa venuta siete, dove mentre
Che ricca fu venir non degnaste, e da me un picciol non vogliate avendo riguardo alla vostra eccellenza e al vostro valore, reputai degna e convenevole cosa che con più cara vivanda, secondo la mia possibilità, io vi dovessi onorare, che con quelle che generalmente per altre persone s'usano, perché ricordandomi del falcon che mi domandate e della sua bontà degno cibo da voi il reputai, e questa mattina arrostito l'avete avuto in sul tagliere, ma vedendo ora che in altra maniera il desideravate, m'è sì gran duolo che servire non ve ne posso, che mai pace non me ne credo dare. Gli fratelli, udendo l'animo di lei e conoscendo Federico da molto, quantunque povero fosse, siccome ella volle lei con tutte le sue ricchezze, gli donarono, il quale co così fatta donna, e cui egli con tanto amata avea per moglie vedendosi, e oltre ciò ricchissima in letizia con lei, mio massaio fatto terminò gli anni suoi. Fu in Perugia un ricco uomo chiamato Pietro, che più per non dare adito alle chiacchiere che effettivamente per sua volontà, prese moglie. Ma la fortuna gli fece incontrare una donna che due mariti piuttosto che uno avrebbe voluti. Fedele al proverbio, una femmina stancherebbe molti uomini, dove molti uomini non possono una femmina stancare. La donna, sempre lamentandosi del marito che mai voleva soddisfarla e cominciando a vedere che così sprecava gli anni più belli della sua giovinezza, decise di procurarsi quanti più amanti possibile, finché una sera il marito la scoprì, ma sembrò molto felice di tenere per mano il giovane traditore. Io ne sono molto certa che tu vorresti che fuoco venisse da cielo, che tutte le donne ci ardesse, siccome colui che si è così vago di noi come il can delle mazze, che, posto che io sia da te ben vestita e ben calzata, tu sai bene come io sto d'altro e quanto tempo egli è che tu non giacesti con meco. E io vorrei innanzi andar con gli stracci indosso e scalza ed essere ben trattata da te nel letto, che avere tutte queste cose, trattandomi come tu mi tratti. Dopo la cena, quello che Pietro si divisasse a soddisfacimento di tutte e tre mi è uscito di mente. So io ben cotanto che la mattina veniente, infino in sulla piazza, fu il giovane, non assai certo qual più stato si fosse la notte o moglie o marito accompagnato. Perché così io voglio dire, donne mie care, che chi te la fa, fagliele, e se tu non puoi, tielloti a mente finché tu possa, a ciò quale, asin da in parete t'arriceva.